Manuel Sgobbino, allenatore del Cavazzo. Allora, Manuel, beh, insomma, ci sembra doveroso parlare di quello che è successo, insomma, l'infortunio di Yuri Miolo. Che notizie abbiamo? Ma adesso non abbiamo ancora notizie, diciamo, il ragazzo era cosciente, vediamo che tipo di trauma, però diciamo al di là del calcio speriamo non sia nulla di serio, insomma, e pensiamo positivo perché comunque Yuri è il nostro capitano. Un bello spavento, dai, probabilmente è soltanto a scopo precauzionale, come è giusto che sia. Parliamo di calcio, tocca anche parlare di calcio, insomma, una bella risposta dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa. Una bella risposta e devo dire, la squadra oggi ha dimostrato di essere squadra. Domenica abbiamo chiuso una partita che purtroppo è stata anche un po' sfortunata, però quello che fa parte di domenica scorsa è il passato. Noi dobbiamo pensare a vincerle tutte e poi se la Folgore le vincerà tutte, bravi, bravi, però domenica la Folgore viene in casa nostra. Ma ti aspetti un regalino dal Villa, sotto sotto? Sinceramente sarei bugiardo a dirti di no, però ti ripeto, o regali o non regali, io voglio che la mia squadra lotti fino all'ultima giornata. Poi, insomma, bisogna anche fare i complimenti agli altri ogni Con lo tanto. stesso atteggiamento di oggi, che ci è sembrato molto simile a quello della vittoria di Gemona. Esattamente, questo è l'atteggiamento deve avere la squadra. Perché, diciamo, anche se siamo il Cavazzo, se non si ha la fame e la voglia di combattere, non si vince con nessuno. E mi hanno dimostrato oggi che se vogliono lo fanno. A Gemona abbiamo avuto una prova, oggi abbiamo avuto una riconferma. E devono giocare. Io le ho chiesto lunedì di fare quattro partite all'arma bianca. E poi quello che il campo dirà lo accetteremo, insomma.